possibile mediante la pagina Facebook, ma anche con i WhatsApp, perché questa sera c'è la volontà da parte mia di esporre il piano del bilancio, il primo bilancio preventivo dell'amministrazione Branco. È un momento importante per me e per tutta chiaramente l'amministrazione, e questa sera c'era in idea la possibilità di presentare 10 punti cardini del bilancio, giusto per incominciare a dare una prima lettura. Voglio, prima di passare però alla presentazione del bilancio, ho necessità di illustrare, di dare un passaggio aggiuntivo anche sulla problematica sempre Covid-19 nella città di Capua. Oggi abbiamo in questo istante 12 persone contagiate al Covid-19, ci sono decine di persone che hanno preso contatto con queste persone. È un dato importante, è un dato un po', ai margini, diciamo al massimo che abbiamo toccato da quando è avviata l'epoca della pandemia. Quindi stiamo cercando in tutti i modi di gestire la problematica, però i cittadini devono fare obbligatoriamente tutti la propria parte. Bisogna rispettare quanto ordinato sia dal Ministero, sia dal Governo che dalla Regione Campania. Bisogna stare molto attenti, bisogna indossare la mascherina, igienizzare le mani, effettuare il distanziamento, evitare contatti con persone che sono entrate in contatto con casi Covid. Faccio una premessa perché in questi giorni più persone ci hanno contattato per capire come dovevano comportarsi. L'esempio è semplice, facciamo un esempio scolastico. Se in una classe un alunno o un professore diventa un caso Covid, cioè una persona che si infetta al Covid-19, tutti i compagni di classe vengono messi in quarantena, tutti i professori che hanno vissuto quella classe durante i giorni precedenti, dall'indicazione, dal tampone al caso Covid, vengono messi in quarantena. Questo è fondamentale perché l'esempio è semplice: se un ragazzo viene messo in quarantena perché è entrato lui in contatto con un caso Covid, torna a casa. I genitori del ragazzo non vanno in quarantena, cioè il contatto con il caso Covid è in quarantena, il contatto del contatto non è in quarantena. Chi è in quarantena, sta 14 giorni in casa, verrà contattato dalla ASL che può decidere se fare o meno il tampone, ma comunque la persona deve stare 14 giorni in casa. In caso di tampone e che con risultato negativo, è la ASL che autorizza a quella persona di poter uscire da casa. Questo è il percorso, stiamo in pandemia, va rispettato, molto semplice, e quindi va rispettato non appena siete a conoscenza di essere entrati in contatto con un caso conclamato Covid. Detto questo, che era un passaggio obbligatorio perché più persone, come dicevo prima, hanno contattato il comune per avere dei chiarimenti, passiamo invece al bilancio. È un momento importante, come ho detto in più occasioni, è il primo bilancio dell'amministrazione Branco. Noi abbiamo per un anno e mezzo amministrato col bilancio del commissario prefettizio, un bilancio che aveva dei capitoli anche quota zero o con pochi finanziamenti all'interno degli stessi, e noi abbiamo dovuto veramente lavorare anche in dodicesimi, ogni qualvolta era necessario effettuare una scelta ed effettuare un'operazione sulla città di Capua con enormi difficoltà. Oggi c'è un cambiamento, c'è un momento in cui noi approviamo il nostro primo bilancio preventivo, nel quale abbiamo naturalmente valorizzato dei settori ed effettuato delle scelte politiche collegate chiaramente a caratteristiche tecniche che rappresentano per noi il punto di partenza dell'avvio del rilancio del nostro territorio. Primo punto al quale voglio dare un'importanza notevole, perché la trasformazione da part-time a full-time dell'intero corpo di polizia municipale, di polizia locale. Questo è un dato fondamentale perché noi abbiamo nel corpo di polizia municipale della città di Capua 14 poliziotti che sono a part-time, sono a 18 ore settimanali, 3 ore giornaliere.
Noi abbiamo deciso, giustamente confrontandoci con i fondi di bilancio, di trasformare tutti e 14 i part time in una posizione di full time a tempo pieno. Quindi abbiamo avuto un incremento di 252 ore settimanali del Corpo di Polizia Municipale. Questo che cosa ha determinato? Io in termini numerici, siamo passati da una spesa annua di 506.485 euro ad una spesa di 832.972 euro. Abbiamo incrementato il costo del personale del Corpo di Polizia Municipale di 326.487 euro. Uno sforzo immane. Ora, in numeri, che cosa significa? Che i 14 part-time erano come 7 full-time, più i 3 full-time che già facevano parte del Corpo di Polizia Municipale. Noi avevamo sui numeri per ore 10 persone, cioè 10 persone che erano l'intero Corpo di Polizia Municipale. Con l'incremento a full time oggi sono 17 persone del Corpo di Polizia Municipale. Noi chiaramente abbiamo effettuato questa operazione valorizzando il personale interno all'ente. Ora 4 di questi poliziotti saranno utilizzati per loro volontà e per decisione amministrativa all'interno degli uffici, dove c'è carenza di personale, perché da gennaio noi avremo un nuovo numero di persone che hanno raggiunto l'età pensionabile o la quota 100 e quindi inizieranno il loro percorso di pausa dal lavoro. E quindi noi abbiamo la necessità di incrementare notevolmente l'anagrafe, l'ufficio tecnico, l'ufficio al personale. Questa è l'operazione che stiamo effettuando e stiamo lavorando tantissimo dall'inizio del mio mandato con l'intera classe politica e classe dirigente dell'amministrazione, e siamo riusciti con grande sforzo, ma anche con grande soddisfazione, a decretare il primo passo per il futuro cambiamento. Il punto numero 2. Assunzioni full time, 2 assunzioni full time nel settore lavori pubblici e PAT, cioè sarebbe il settore urbanistica e edilizia sul territorio. Questo è un altro dato fondamentale. Voglio fare una piccola premessa. Nel 12-13 anni fa, nel 2006, quando io ho vissuto la prima esperienza di candidatura a sindaco della città di Capua e arrivai secondo, in quell'occasione, quando andavamo presso l'ufficio tecnico del comune di Capua, l'ufficio lavori pubblici era formato dall'ingegnere capo, allora anche l'ingegnere successivamente chiamato l'ingegnere greco, e 12 tecnici soggetti all'ingegnere greco che facevano tutti gli interventi per la manutenzione, programmazione, progettazione per i lavori pubblici della città di Capua. Oggi c'è l'ingegnere greco, oggi noi abbiamo solo il dirigente dei lavori pubblici, abbiamo delle persone che non sono tecniche, che collaborano con questo settore. L'intervento prevede l'assunzione di 2 persone a tempo pieno, cioè a 36 ore settimanali, in categoria D, cioè dei dirigenti, cioè dei laureati in ingegneria o in architettura, i quali andranno a dare un supporto fisico, pratico e concreto, uno ai lavori pubblici, uno al settore urbanistica. E in più, anche quest'anno riconfermeremo per i prossimi 2 anni la presenza di un funzionario per il 110, cioè una persona che continuerà a gestire la parte come funzionario del settore urbanistica e sarà supportato dal nuovo new entry all'interno della nostra macchina organizzativa. È un altro enorme passo in avanti, è uno sforzo veramente notevole, perché è uno sforzo di 100.000 euro annui per i 2 nuovi funzionari, nuovi dipendenti in categoria D, e riconfermiamo per altri 50.000 euro di spese annue la presenza del 110 come funzionario dell'urbanistica. Sono numeri notevoli, parliamo di personale per circa 500.000 euro spese annue che il Comune di Capua dovrà sostenere, a garanzia del buon funzionamento chiaramente della macchina amministrativa, a garanzia di tutti i cittadini. Passiamo al punto 3, che è il fortissimo incremento di fonti per la manutenzione. In questo anno e mezzo ci siamo resi conto che una delle grandi difficoltà
che abbiamo dovuto affrontare è legata alla problematica dello stato di conservazione e di manutenzione delle strade, dei paletti, dei portici della città di Capua, della villa comunale, dei fabbricati, dei locali commerciali, dei beni mobili della città di Capua. Abbiamo deciso allora di dare un enorme sforzo in questo settore, incrementando anche in questo caso, triplicando le quote e le somme che erano messe a disposizione in questo settore, incrementando di circa 60.000 euro nel 2020 e poi abbiamo riconosciuto 50.000 euro 2021 e 50.000 euro per il 2022. Sono investimenti di base che servono per la manutenzione e garantire quella messa in sicurezza necessaria all'interno della città, quei punti che hanno causato in questi anni, in questi mesi, delle problematiche reali, degli incidenti, delle difficoltà nella nostra città, che noi vogliamo obbligatoriamente azzerare, annullare. Vogliamo dare una risposta chiara a quanti in questi mesi più volte hanno chiesto un'attenzione, hanno chiesto un aiuto, hanno chiesto un impegno della città. Oggi possiamo incominciare a farlo perché, come precedentemente detto, siamo partiti col bilancio del commissario prefettizio, che aveva giustamente per sua valutazione individuato somme relativamente a questi settori ridotte e che non ci hanno permesso di poter intervenire in questo primo anno e mezzo del mio mandato. Voglio andare avanti perché anche il bilancio ha tenuto conto anche di richieste di crescita futura della nostra città. Abbiamo avuto durante l'anno scorso un contatto col preside del Conservatorio di San Pietro a Maiella di Napoli, un orgoglio di tutta la regione Campania. Ringrazio il preside di Cicco, Giovanni Di Cicco, che mi ha creato questo contatto, ha portato a Capua questa persona che se n'è fortemente innamorata. Abbiamo proposto a questa persona una sede, un luogo dove poter collocare e installare una sede distaccata del Conservatorio di San Pietro a Maiella, un fiore all'occhiello naturalmente della regione Campania, che può diventare anche su Capua un ennesimo fiore all'occhiello, in continuità dello sforzo incantevole e veramente qualificante che sta facendo il liceo musicale con Giovanni Di Cicco nella nostra città. Ebbene, anche questo può essere un'opportunità. Noi abbiamo messo in bilancio le somme per garantire un collegamento e una collaborazione col conservatorio per l'avvio e l'apertura di una sede distaccata. Abbiamo riconosciuto 20.000 euro all'anno per il conservatorio di San Pietro a Maiella, quanto loro avevano chiesto all'amministrazione come sforzo in questa condivisione dei percorsi, lo abbiamo fatto e in più naturalmente abbiamo individuato anche il luogo e i locali dove poter ospitare questa meravigliosa realtà. Anche questo sta avendo un suo percorso, anche questo è stato considerato nel primo bilancio dell'amministrazione Branco. Il quinto punto, che come li chiamiamo punti per il cambiamento, sono i fondi per il servizio civile, progetti di utilità collettiva e garanzia giovane. Che cosa sono? Sono quelle somme che non devono essere obbligatoriamente alte come importo. Questa è la differenza. Noi abbiamo tenuto conto di sforzi di oltre 500.000 euro per il personale e anche finanziamenti da 10.000 euro in questo fondo, che ci permetterà di poter investire sul servizio civile. Il servizio di civile, noi interveniamo con un contributo pari alla 12ª parte dello sforzo che poi ci mette il Ministero, cioè investendo 1 riceviamo 10, e questa operazione la vogliamo fare e l'abbiamo naturalmente computata, l'abbiamo messa in un capitolo. I progetti di collettività, di utilità collettiva, sono l'utilizzo intelligente di quanti nostri concittadini stanno usufruendo del fondo per il contributo delle politiche per i percettori di reddito di cittadinanza, e noi potremmo in questo modo rendere utili queste persone che più volte si sono fatte avanti anche presso questa stanza, presso la casa del sindaco, presso il palazzo del governo, per dire: io sono a disposizione, voglio dare una mano. Noi abbiamo individuato questi fondi e stiamo lavorando con tutta la maggioranza e
posso ringraziare notevolmente anche la minoranza consigliare per la costruzione di questi progetti di utilità collettiva che sono i PUC e che rispetto ai quali stiamo puntando a completamento dell'iter e naturalmente abbiamo inserito in bilancio i fondi per riuscire ad ottenere questo. E scommettiamo anche sulla garanzia giovani, anche lì abbiamo dato dei contributi per garantire che tutto ciò possa accadere. Al punto 6 passiamo a un capitolo al quale sono fortemente legato, i fondi per la protezione civile e per il pronto intervento di salvaguardia, o il PIS come abbiamo voluto chiamarlo. La protezione civile, non finirò mai di ringraziarla, in questo istante io sto facendo la diretta e al piano sottostante c'è la protezione civile sotto la forma delle associazioni locali, con la Croce Rossa Italiana, con tutte le associazioni collegate ad esse, nel centro operativo comunale di protezione civile della città di Capua, il COC. Quindi io è un gruppo di un'elevata qualità che ho ritrovato dal primo momento in cui ho messo piede all'interno del comune di Capo. Ho avuto la possibilità di essere collaboratore con loro e a trovare loro in squadra nell'amministrazione proprio l'anno scorso nel periodo prima di Natale, quando ci fu l'esondazione del fiume Volturno. E poi con loro abbiamo risolto dei problemi immani all'interno della città di Capua con un ottimo risultato. Poi è nato il periodo della pandemia, il Covid-19, e io ringrazio loro che veramente hanno portato un prodotto qualificante, sono sempre stati presenti e in questo istante, come dicevo prima, stanno operando per dare supporto a quanti sono attualmente contagiati dal Covid-19 e a quanti stanno in casa perché messi in quarantena per evitare la diffusione della pandemia. E a loro che abbiamo voluto dare questa risposta, abbiamo rigarantito il fondo che veniva ogni anno attribuito e abbiamo creato un secondo fondo annuale di 5.500 euro per l'acquisto di materiali per garantire l'intervento, questo pronto intervento di salvaguardia, che poi avrò modo successivamente di ben spiegare come stiamo operando. Dico anche, e lo dico prima di passare al punto numero 7, che questi fondi non sono, cioè la scommessa di questo bilancio non è stato solo come investire in settori, ma anche come creare economie dal bilancio attuale, dalle attività presenti all'interno dell'amministrazione. Stiamo recuperando fondi nelle assicurazioni, vi ricordo che l'ultima gara per l'assicurazione del comune di Capua, l'ultimo bando ha visto una proposta di 65.000 euro trasformarsi in sede di gara a una proposta della ditta che poi si è aggiudicata i 4 mesi di assicurazione del comune di Capua a 27.000 euro. Quei fondi sono andati alla protezione civile e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare. Stiamo lavorando naturalmente con le spese, stiamo scommettendo nelle spese legali per evitare contenziosi futuri, stiamo lavorando sulle spese sulla utenza, perché stiamo lavorando per evitare di stare nella misura di salvaguardia, che è una misura che fa sì che l'ente ogni bolletta ha un costo quasi doppio rispetto al costo naturale. Stiamo rientrando dalla misura di salvaguardia e questo ci porterà a un risparmio di circa 85.000 euro annui. Tutti questi risparmi cadranno naturalmente a finanziare questo bilancio che valorizza il personale, la qualificazione dell'ente e la risposta a tutte le problematiche di manutenzione, di politiche sociali e di cultura e di sviluppo del nostro territorio. E proprio voglio passare al punto 7 di questi sempre 10 punti per il cambiamento del primo bilancio dell'amministrazione Branco, che è l'attività di supporto per la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale. È un punto al quale tengo tantissimo, perché più volte mi viene sollecitata la volontà di dare voce ai locali immobiliari che noi abbiamo nella nostra
città, ai locali commerciali, agli immobili, agli stabili, agli scorci, a quanto di buono abbiamo già in città di patrimonio comunale, i terreni, e renderli produttivi. Ho tutto l'interesse che ciò avvenga. Non potevo in precedenza garantire questo perché non avevo le disponibilità per poter scommettere in questa direzione. Abbiamo attivato proprio un fondo per effettuare questa valorizzazione. Quindi, al passaggio in Consiglio Comunale del nostro bilancio già approvato a fine settembre in giunta, sarà possibile da parte dell'ingegnere Stellato poter incaricare una società, un'impresa, un'azienda, uno staff di tecnici per effettuare la valorizzazione del nostro patrimonio, cioè individuare i beni, catalogarli, valorizzarli, graficizzarli, effettuare tutta la documentazione che fa sì che il bene può diventare valorizzabile, cioè vendibile, affittabile, messo in campo, dato, incomodato a quanti ne fanno richieste e che ne hanno titolo per poterlo avere, per poter vivere il bene e naturalmente valorizzarlo anche dal punto di vista economico. Questa operazione ci costerà, abbiamo messo a supporto di questa operazione 30.000 euro, proprio per scommettere su quello che i nostri padri ci hanno lasciato come patrimonio e che ne vogliamo valorizzare e dare a chi viene dopo di noi, nel frattempo renderlo godibile e anche far sì che il patrimonio stesso possa produrre entrate per l'ente. L'ottavo punto è un altro punto al quale anche sono fortemente legato e sono più risorse per le politiche sociali e i servizi alle fasce deboli. Su questo punto ci abbiamo messo tutto l'impegno. Abbiamo trovato una situazione molto difficile, abbiamo trovato grandi vuoti, grandi difficoltà, grandi debiti, grandi impegni del passato che noi ci stiamo veramente caricando per onorare, per dare risposta, per dimostrare che la città di Capua crede in questo settore e crede nella difesa di chi ha maggiori difficoltà. Abbiamo stanziato 115.000 euro per la casa famiglia dei minori, perché abbiamo situazioni di ragazzi che sono ospitati presso case famiglie fuori dal territorio e che naturalmente hanno una problematica all'interno della propria famiglia, e stiamo lavorando naturalmente per cercare di fare in modo che questi ragazzi possano rientrare nel nucleo familiare o in quella parte di quel nucleo familiare che può essere in grado di accoglierlo. Abbiamo effettuato un incremento di oltre 60.000 euro per i piani terapeutici riabilitativi individualizzati, i famosi PTRI sociali, che sono la quota parte che poi spetta al comune. Anche in questo siamo passati da un contributo di 192.000 euro a 253.000 euro. Ci crediamo, crediamo che è giustissimo rispondere alle esigenze del territorio ed è giustissimo farlo con serietà e con fondi inseriti in bilancio, onde evitare anche debiti fuori bilancio ed impegni successivi come in questo anno siamo stati costretti a riconoscere perché non precedentemente pianificati. Noi vediamo ciò che è accaduto, lavoriamo per evitare di creare problematiche a chi viene dopo di noi. Passiamo al punto 9, più risorse per la segnaletica stradale, la videosorveglianza del territorio. Qui è un'altra grande scommessa. Abbiamo deciso con il comandante della Polizia Stradale e con tutto l'organico del Comune di Capua di scommettere in questo campo. Come la manutenzione vogliamo garantire una maggiore sicurezza stradale. Avete visto in questi giorni già in corso di installazione di 5 dossi montati, uno sulla via per Santa Maria Capua Vetere, due sulla via Martiri di Nassiria e due a sostituzione dei dossi storici di Sant'Angelo in Formis, che erano diventati elemento di pericolo e non erano più un elemento di rallentamento al traffico. Li stiamo completando con l'ultima parte della colorazione gialla e rossa e sono veramente fortemente visibile, più cittadini mi stanno chiamando per comunicarmi il buon uso di quei dossi, cioè funzionano anche come passaggio a livello, e tanti altri mi hanno richiesto l'installazione anche in altre zone della città di Capua.
stiamo lavorando anche in questo per garantire che ciò possa accadere. Avete visto un incremento di segnaletica verticale con limitazioni della velocità nelle strade che sono attualmente dissestate. Questo vi chiedo veramente di rispettare, anche perché noi controlleremo naturalmente che ciò avvenga, perché realmente bisogna evitare problematiche ed eventuali possibili incidenti sul nostro territorio. Anche qui abbiamo messo grossi capitali, stiamo lavorando con gli introiti della Polizia Municipale, tanto di questo stiamo riversando naturalmente sulla viabilità e sulla segnaletica e sulla videosorveglianza del territorio. Puntiamo verso quella città videosorvegliata, controllata, che può con maggiore facilità gestire anche il piano traffico della città di Capua, che altamente so essere molto complicato e molto confusionario, e non è quello che noi vogliamo portare avanti. Quindi in questo stiamo fortemente lavorando, e sicuramente con questi primi fondi e col bilancio chiaramente consuntivo che si farà a novembre, e con la pianificazione dei fondi del futuro che già nel bilancio 2021 e 2022 stiamo collocando, siamo certi come intera amministrazione di riuscire a creare il cambiamento della città di Capua. Decimo punto, ma non ultimo, abbiamo dovuto elencarli, ma in realtà il decimo poteva essere il primo e il primo e il quinto, non c'è un posizionamento. Anche qui abbiamo voluto dare più risorse per le attività culturali sul territorio. Questo è un altro dato, abbiamo messo in bilancio 32.000 euro, quanto potevamo. Stiamo valutando anche un miglior uso di questi fondi che già sono stati inseriti nel bilancio preventivo, da chiaramente meglio pianificare in un bilancio consuntivo. Questo perché crediamo che le attività culturali nella città di Capua debbano essere presenti, debbano crescere, e siamo certi che quando noi contribuiamo con un'attività culturale presente in città inneschiamo un meccanismo di crescita. Noi abbiamo tanta cultura, tante scuole di teatro nella nostra città, abbiamo tante esperienze di danza, di musica, di, come dicevo prima, di teatro, di spettacoli, e in questo noi vogliamo fortemente credere. Comunico che la città di Capua più volte negli ultimi tempi è stata presa in considerazione dalla io dico mamma Rai, dalla casa di produzione della Rai, che sulla città di Capua, se ricordate bene, in questo periodo dell'anno scorso furono effettuate le riprese per la fiction televisiva che il commissario Ricciardi, che non è ancora andata in onda per la problematica del Covid, se la sono conservata naturalmente per farla uscire, credo, in questo autunno. E in questi giorni abbiamo avuto una nuova visita naturalmente della Rai, perché ci hanno scelto per effettuare le riprese di un nuovo film che sarà prodotto e sarà ripreso nella nostra città nella fine del mese di ottobre, che toccherà la storia dei fratelli De Filippo. È un'altra scommessa nella quale abbiamo voluto investire, abbiamo trovato riscontro, perché ci siamo fatti trovare preparati, abbiamo dato la massima assistenza, ci sentiamo voluti bene e vogliamo bene chi crede nel nostro territorio, chi investe da noi. Questi sono 10 dei punti del bilancio. Spero che nei prossimi giorni riuscirò a meglio esprimere una considerazione punto per punto. Stiamo valutando eventualmente anche di effettuare un lavoro un po' più minuzioso, ma vi invito a leggere il PEG, vi invito a valutare il bilancio, vi invito anche a darci delle indicazioni migliorative, perché come dicevo prima questo è il bilancio preventivo, sono fondi che noi dobbiamo mettere in campo entro il 31 dicembre di questo anno, quindi devono essere o spesi o impegnati entro quella data. Possono essere anche in alcuni casi migliorati se condivisi, e questo va anche naturalmente all'intero Consiglio Comunale, sia di maggioranza che di minoranza, perché noi stiamo tutti insieme lavorando per la città di Capua, per la sua crescita e la sua valorizzazione. Questo era quello, è lo speciale di stasera. Mi rendo conto che molti, ho letto, hanno scritto dei messaggi. Vi chiedo comunque
di commentare quanto io vi ho raccontato, io l'andrò a leggere e sarà oggetto anche di confronto nella diretta di lunedì prossimo e anche mediante i social durante l'intera settimana. Voglio solo dare un'informazione prima di chiudere questa diretta, che è anomala rispetto alle precedenti, perché non è stata una diretta di domande e risposta, ma era fondamentale da parte mia fare una presentazione del mio primo bilancio, di questo bilancio rispetto al quale credo tanto e credo che veramente possa essere un avvio di un bilancio di cambiamento. E voglio solo dire una cosa: questa mattina ho provato il piacere nel ritornare nel rione Carlo Sant'Agata, perché più volte ho comunicato che si era dato inizio ai lavori, più volte i cittadini giustamente evidenziavano che non era proprio così. In realtà i lavori, come più volte comunicato, non erano mai interrotti, cioè veramente c'erano dei sopralluoghi, c'erano dei piccoli interventi, erano tutti interventi a supporto dell'Enel, che da più di un anno doveva effettuare lo spostamento di alcuni cavi per permettere l'installazione degli ascensori. Ebbene sì, venerdì scorso l'Enel ha ultimato il proprio lavoro, stamattina siamo stati in cantiere con l'impresa e con l'ingegnere greco, abbiamo potuto visionare quanto ci è stato dichiarato, l'impresa ha ripreso le opere e questo è importante, perché noi nei confronti dell'impresa avevamo preso due impegni. Il primo, che avremmo liquidato quota parte dell'ultimo saldo dell'impresa con tutta la disponibilità economica che era nei fondi del Comune di Capo, chiaramente collegati ai fondi del Ministero che c'erano stati inviati a favore di questo cantiere, e operazione che abbiamo fatto e ci è stato anche riconosciuto dalla ditta stessa. Punto numero due, ci abbiamo preso l'impegno di seguire e di di stimolare l'Enel ad effettuare il più presto possibile lo spostamento, e anche qui abbiamo subito la problematica Covid, ma oggi, anzi venerdì, siamo riusciti ad ultimare questa fase. La ditta sul cantiere ha preso l'impegno di portare a completamento l'intero appalto nei prossimi mesi. Io ho preso l'impegno che non appena loro ultimeranno le opere ed effettueranno il SAL finale, mi metterò in macchina, andrò al Ministero per velocizzare il trasferimento dei fondi del Ministero al Comune di Capua e dare la possibilità al Comune di poter liquidare la ditta e completare l'intero pagamento delle opere. È un passaggio importante, riprendiamo quell'opera con l'avvio di tutte le altre opere pubbliche che nei prossimi giorni vedrete partire. Abbiamo sistemato l'operazione del sottopasso, stiamo mettendo a posto per migliorare il sistema le pompe di sollevamento della zona della Santella, stiamo lavorando sulle aree della ridosso dell'area mercato della zona per il deposito dei materiali ingombranti e le vie di collegamento. Sono tante le discussioni che stiamo portando avanti, ci sarà nei prossimi tempi uno speciale lavori pubblici, ho immaginato di mettere in piedi, in modo tale da capire cosa stiamo facendo, dove siamo arrivati e che in direzione stiamo andando. Tutto questo naturalmente con l'obiettivo di informare il più possibile tutti i cittadini della città di Capua, che invito sempre a mettersi in contatto con me, sia con il sistema social come già da tempo fate, e chiunque voglia avere un contatto diretto col sindaco può chiamare allo 0823 560 242, prendere un appuntamento, io sono qui per confrontarmi con voi e per decidere insieme a voi come vogliamo proseguire. Grazie.